Ciao anime belle e benvenute in questo nuovo video Cose Belle, buon anno, buon inizio 2024. Ho pensato di iniziare l'anno con un video Cose Belle perché mi sembrava una cosa carina e di iniziare con il piede giusto per chi di voi fosse nuovo, nuova, nuovo qui. Io sono Naki, ciao, faccio cose sul web. I video Cose Belle sono dei video in cui vi racconto delle cose random che mi sono piaciute, che vi consiglio, che non fanno parte di un'unica categoria ma sono varie. La prima è evidente ed è questo cappellino che mi sono fatta ed è un cappellino a fungo che ha anche sotto queste cosine carine che in inglese si chiamano gills, non so in italiano come si chiamino, queste tipo scanalature. E mi piace tantissimo, l'ho fatto a uncinetto e vi metto nell'info box il tutorial che ho seguito per farlo. Da quando l'ho finito lo porto sempre e sento di aver ufficialmente iniziato la mia trasformazione in Fatina dei Boschi, quindi adoro, mi piace tantissimo. E se volete farlo anche voi non è tanto difficile, quindi è un progetto abbastanza fattibile anche per dei principianti. Poi ho un po' di libri di cui parlarvi, perché io non sono molto una persona che fa buoni propositi a gennaio, perché in realtà gennaio è proprio nel mezzo dell'inverno, io mi sento di seguire più i ritmi della natura che i ritmi di questa società che è tipo New Year, New Me, mille nuovi propositi. Cioè io in inverno non ho voglia di fare mille progetti, mille buoni propositi, sono in una fase più di riposo, un po' come la natura. Mi viene più voglia di fare nuovi progetti, nuove idee in primavera, sinceramente. Quindi non ho seguito l'onda dei buoni propositi, non la seguo ormai da anni. Perché in realtà all'inizio ci provavo e poi mi faceva sentire molto frustrata perché non riuscivo a portarli a termine, quindi no, non mi piace. Però in realtà un mio buon proposito, non solo per quest'anno, ma in generale per la mia vita, che ho iniziato prima della fine dell'anno, è di leggere di più. Perché ero una grandissima lettrice, prima dell'università, leggevo tantissimo. Poi con l'università ho iniziato a guardare le serie TV, così ho iniziato a leggere di meno, ma mi manca leggere e quindi ho iniziato a leggere di più. E diciamo per incentivarmi mi sono unita al club di lettura della Libreria delle Donne di Padova, che si chiama Librati, e il libro che abbiamo letto si chiama Pearl di Sian Hughes. Come si dirà? Hughes probabilmente. Sian Hughes, immagino si dica così. Il libro si chiama Pearl. E l'ho amato tantissimo. Non abbiamo ancora fatto l'incontro per parlare di questo libro. Vi devo dire che è un libro di una dolce tristezza disarmante. Per raccontarvi in breve la trama, il libro inizia quando la protagonista a 8 anni perde la mamma. Non la perde nel senso che la mamma muore, ma la mamma sparisce, semplicemente esce di casa un giorno e non torna più e non la trovano più. E quindi noi seguiamo la protagonista nella sua crescita. Nonostante questo, no? E ovviamente questa grande perdita fa da protagonista nella sua vita mentre lei cerca di sopravvivere con meccanismi di coping più o meno sani e ci racconta appunto questo suo viaggio. Io mi sono molto riconosciuta in lei, visto che anch'io ho perso mio padre quando ero piccola e tante cose proprio mi ci sono ritrovata molto, ma diciamo che l'autrice ha questa capacità di raccontare questo trauma enorme. In modo, non voglio dire leggero, perché non è un libro leggero, perché è un libro che ti prende il cuore, te lo strappa e poi te lo ricompone, te lo restituisce, ma lo fa con questa dolcezza di fondo, in qualche modo. Cioè, non è un libro che vi farà strappare i capelli, non è un libro pesantissimo, ma non lo so, vi accompagna dolcemente in questa tristezza. E l'ho veramente amato tantissimo, la scrittura è stupenda, cioè vi terrà incollati alle pagine e l'ho trovato davvero davvero bello e molto in linea con il mood invernale in cui siamo. Mi è piaciuto tantissimo e poi è un libro anche molto legato alla natura perché appunto lei parla tanto di sua mamma perché la cercano, cerca contatti con lei e soprattutto cerca di trovare una ragione per la sua sparizione e la cerca tanto anche nella natura ed è molto bella questa cosa e vi giuro poi alla fine vi... Non lo so, è proprio, non lo so, è bellissimo questo libro, ve lo consiglio tanto, mi è piaciuto un sacco. Poi, un altro libro di cui vi parlo, che forse che più che un libro è più tipo un manuale di incantesimi, si chiama The Lost Spells ed è di Robert McFarlane e Jackie Morris, mi è stato regalato per Natale. Questa è la versione in inglese, ma c'è anche in italiano, ha un titolo diverso, ma se cercate gli autori, se cercate Jackie Morris, lo trovate sicuramente. E è un libro di incantesimi, appunto, cioè, è tutti legati al mondo della natura e degli animali, ha delle illustrazioni veramente bellissime. Ed è un libro da consultare piano piano, non è un libro da leggere tutto d'un fiato, io ne sto leggendo uno ogni sera. Per esempio, questo è uno dei miei preferiti, è quello sulla ghiandaia, perché io adoro le ghiandaie, ve lo leggo. Si chiama Jay perché le ghiandaie si chiamano Mockingjay.
JJ, plant me an acorn. I will plant you 1,000 acorns. Acorn, acorn, grow me an oak. I will grow you an oak that will live for 1,000 years. Ear, ear, fledge me a jay. I will fledge you a jay that will plant you 1,000 acorns, that will each grow 1,000 oaks, that will each live 1,000 years, that will each fledge a bright-backed, blue-winged, forest-making jay. Troppo bello! Cioè, sono bellissimi e sono un po' questi incantesimi da dire ad alta voce, no? Tutti legati al mondo della natura. Ha un buonissimo profumo, tra l'altro. Quindi anche questo ve lo consiglio per aspiranti streghette e fatine di bosco come me. Vi consiglio un libro. Io faccio spesso questa cosa di consigliarvi libri che non ho ancora finito, ma perché mi piace troppo, vi giuro, questo libro si chiama Wayward di Emilia Hart ed è una pubblicazione piuttosto recente. L'ho visto su TikTok, sul BookTok, e mi sono innamorata. Cioè, questo libro mi sta tenendo incollata alle pagine. Le protagoniste sono tre donne in tre epoche diverse, una nel 1600, una negli anni 40 e una contemporanea. E sono tutte, diciamo, legate dalla stessa linea di sangue, cioè fanno parte della stessa famiglia. E diciamo anche qui c'è tantissimo contatto con la natura, stregoneria, molto figo, mi sta piacendo tantissimo, non so ancora dove andrà a parare perché sono diciamo a un terzo, forse sono quasi a metà, ecco direi, ma vi giuro che lo sto amando tantissimo, quindi mi sento già di consigliarvelo perché lo trovo troppo bello e magari alla fine mi deluderà, ma non credo sinceramente, cioè sta andando bene, quindi... Poi, sempre per restare in ambito lettura, non è un libro, ma voglio parlarvi di un servizio che è Storytel. Vorrei un sacco collaborare con loro, tra l'altro, ma non mi rispondono alle mail. Vabbè, comunque mi sono iscritta a Storytel perché ho visto dei miei colleghi parlarne e effettivamente una cosa che non ho smesso di fare in questi anni è leggere tramite audiolibro, quindi ascoltare gli audiolibri, che è una cosa che faccio per esempio quando guido, quando lavo i piatti, quando sto facendo delle cose manuali, ma posso ascoltare, no? E giù... Faccio sempre così, starnuti rumorosi. Su Storytel ho ascoltato finora 4 libri, sono al quarto, e mi stanno piacendo molto. Ho ascoltato Il buio oltre la siepe, che avevo già letto da adolescente, mi era molto piaciuto, ma sentivo di non averlo capito del tutto, quindi l'ho letto ascoltandolo, che è letto secondo me da una voce perfetta per quel libro, cioè proprio troppo bello. Ho ascoltato Ragazze elettriche, che non mi è piaciuto tantissimo, ma non per la voce, cioè il libro in sé. E poi ho ascoltato Circe, che l'ho amato, e adesso sto ascoltando La Gazza, che mi sta intrippando, sta andando in modo inaspettato, non me l'aspettavo così. Mi è stato proposto da Storytel, quindi non ho neanche tanto letto la sinossi, cioè l'ho direttamente ascoltato, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Mi sta piacendo. Quindi nulla, cioè se anche voi come me vorreste leggere di più, oltre a partecipare a gruppi di lettura, è un ottimo modo perché tipo io ci tengo ad aver finito il libro per il gruppo di lettura perché voglio parlarne, non voglio avere spoiler, no? E quindi mi impegno a leggerlo anche per quello. Poi questa volta il libro scelto era bellissimo, quindi cioè anche se non mi fossi impegnata l'avrei comunque finito perché l'ho letto, cioè l'ho iniziato... E ci ho messo circa una settimana leggendo circa tipo 10 pagine al giorno, poi gli ultimi 2 giorni avevo più tempo e l'ho praticamente letto tutto in 2 giorni, cioè sono andata wow, velocissima, e perché mi è piaciuto un sacco. Però ecco, diciamo che una buona motivazione può essere prendere parte a un gruppo di lettura, e oltre che utilizzare un servizio tipo Storytel o Audible, in passato ho usato anche Audible, per ascoltare audiolibri e potete ascoltarli, cioè tipo tante persone mi dicono che ascoltano i podcast. Io non mi sono mai particolarmente appassionata ai podcast perché tendenzialmente ascolto gli audiolibri e quindi nei momenti in cui le persone di solito ascoltano i podcast io ascolto gli audiolibri e volevo consigliarveli perché... Brava, torno a fuoco. Ho fatto un incantesimo con i miei occhi. E, quindi niente, questo sostanzialmente. Poi, un'altra cosa bella che ho ritrovato... Cioè non è che in realtà l'avessi persa, semplicemente mi è venuta in mente quando ero a casa dei miei durante queste feste, mi è venuto in mente che mia nonna quando ero piccola aveva questa grande scatola blu piena di bottoni e quando ero piccola per me era una sorta di scatola del tesoro perché non lo so, mi piaceva frugare e vedere tutti i bottoni diversi che c'erano dentro e una sera così con mia mamma ho detto ma chissà dove è finita la scatola dei bottoni della nonna. E mia mamma mi ha detto, ma è giù in lavanderia, prenditela se vuoi, noi non la usiamo. E quindi l'ho trovata subito, non è stato difficile. E quindi ho trovato questa scatola
che è strapiena di bottoni. Purtroppo la scatola non ha un coperchio, quindi mi sa che trasferirò tutti questi bottoni. Anche se mi dispiace perché è sempre stata questa la scatola dei bottoni, però senza coperchio si riempiono di polvere, infatti già lo sono. Vabbè, insomma, devo trovare una soluzione. Comunque è strapiena di bottoni. E io sono troppo felice perché, per esempio, in questo momento sto facendo un cardigan e quando lo finirò pescherò da qui i bottoni che ci metterò e ci metterò bottoni tutti diversi tra di loro. Dai, che figata mai questa, cioè, guardate che bello questo bottone, azzurro, bello. Ecco, quindi questa è un'altra cosa bella, un po' perché, cioè, mi ricorda mia nonna, quindi... E poi penso che lei sarebbe felice di sapere che sto usando i suoi bottoni, tipo, per vestiti che mi sto creando da sola. Penso che sarebbe molto felice di saperlo, o se lo sa, spero sia felice di saperlo, ecco. Ultima cosa bella, allora, più che una cosa bella è una richiesta d'aiuto, ma è anche una cosa bella, ovvero questa mattina ho comprato una zolla di terreno per contribuire a ospitare circa 400 animali. Perché? Perché il rifugio Hope, che è un santuario per animali liberati da situazioni di sfruttamento, che ospita circa 400 animali tutti di specie diverse tra di loro, io sono stata a trovarli un paio d'anni fa ormai, no, un anno fa, tipo un anno e mezzo fa, praticamente loro risiedono su un terreno in una casa di cui pagavano l'affitto, ma che ora sono stati messi in vendita. Ora, è impensabile spostare tutti questi animali con tutte le strutture, le capanne, tutto quello che è stato costruito per loro in un'altra zona, quindi è necessario che il rifugio possa acquistare il terreno e la casa dove risiede. E ovviamente farlo da soli è difficilissimo, ma se ognuno di noi contribuisce comprando un pezzetto, ce la possiamo fare. Se tutte le persone che guardano questo video comprassero una zolla, penso che forse saremmo a posto. C'è un Robin, c'è un pettirosso nella siepe. Ciao amico! Oddio, vi giuro, lo vedo quasi ogni giorno, vedo tanti, che bello, vedo tantissimi petti rossi qui in zona. Oh, ciao amico, oddio mio, che bello, sono troppo contenta, io adoro i petti rossi, li trovo troppo belli. Oh, non lo vedo più, ho distolto lo sguardo un attimo, non lo vedo più. Comunque, scusate, mi sono distratta, stavo dicendo, sì, che appunto se ogni persona che guarda questo video comprasse una zolla forse saremmo a posto, non lo so. Ma intanto non è che mi aspetto che tutti possano comprare una zolla, però se volete ho anche pubblicato su Instagram un reel in cui ne parlo e potrebbe essere molto d'aiuto condividerlo e farlo un po' girare, così magari unendoci tante persone che comprano una zolla da 20 euro riusciamo a comprare la casa del Rifugio Hope, in modo che il Rifugio Hope possa continuare a essere la casa sicura che è per i suoi abitanti e che possa anche continuare a salvarne altri e ospitarne altri. E nulla. Fatemi controllare se ho detto tutte le cose belle che volevo dirvi oggi. Sì, ho detto tutto. Ok, quindi questo è tutto per il video cose belle di oggi. E, spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto. Se avete dei libri che mi consigliate di leggere in questo stile, quindi sempre storie di donne, connessione alla natura, stregoneria, così, I like, quindi... passatemeli, consigliatemeli, che sono e anche se avete dei libri da consigliarmi che vi sono piaciuti tanto. Tendenzialmente mi piacciono appunto le storie di donne, le storie di formazione, le storie familiari, cose che hanno a che fare con la natura, eccetera, quindi niente. Tra l'altro sapete una cosa che ho deciso di fare, poi lo chiudo questo video, siccome io lavoro da casa e non esco tantissimo, non sono una persona che esce tantissimo, tipo esco... Vabbè, esco tutti i giorni con i miei cani, ovviamente, però tipo uscire per andare in giro forse lo faccio una o due volte a settimana, tipo di andare in centro, di uscire a vedere persone. Questo fa sì che io sia quasi sempre vestita quasi in pigiama, nel senso che quando esco per uscire con i cani mi vesto in modo tecnico, no? E invece poi quando sto in casa mi vesto quasi sempre in pigiama. E questo fa sì che io non usi quasi mai tutti i vestiti belli che ho nell'armadio. E questa cosa mi dà fastidio, mi fa dispiacere, perché mi piacciono e anche... Non lo so, non è l'ideale tipo essere sempre vestita un po' male, no? E quindi ho deciso che quest'anno, un altro buon proposito, anche se ho detto che non faccio buoni propositi, voglio vestirmi bene anche per stare a casa, cioè sempre in modo comodo, però voglio vestirmi bene, in modo tipo da utilizzare i vestiti belli che ho e da sentirmi tipo bene, non lo so, mi piace vedermi vestita bene, non so. Ecco, quindi questa è un'altra cosa bella. E nulla, io adesso vi saluto, vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, spero che... Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video, spero vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se volete potete seguirmi anche su Instagram, mi trovate come naki.earth. Sono naki.earth anche su TikTok, anche se non lo uso tantissimo. E niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!